Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Sara, la sposa della promessa. Nelle storie d'Egitto, Abramo consegna Sarai al faraone per conservarsi in vita e per essere trattato bene per riguardo di lei. Successivamente, nel racconto di Genesi 16, Abramo, su proposta di Sarai stessa, si unisce alla schiava egiziana di lei, per ottenere comunque, nonostante la sterilità della sposa, la discendenza che Dio gli ha promesso. Se nel loro operato Abramo e Sarai non si curano, per ragioni legate alle usanze del tempo, di custodire il vincolo matrimoniale che li lega, è Dio stesso ad ergersi a custode di questo vincolo. E questo avviene già in Egitto, come nota il testo di Genesi 12. Il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe per il fatto di Sarai, moglie di Abramo, perché se l'era presa come se fosse una moglie. Allo stesso modo, nonostante Abramo abbia avuto effettivamente un figlio, Ismaele, dalla schiava egiziana di Sarai, nel passo capitale di Genesi 17 Dio chiarisce ad Abramo che quel bambino non è il figlio della promessa. Non è lui il capostipite della grande nazione che Dio ha assicurato come discendenza ad Abramo al momento della sua vocazione in Genesi 12. E Dio lo dice molto bene. Il figlio della promessa dovrà nascere da Sarai, la sposa legittima di Abramo. Questo bambino sarà padre di re. Così la regalità adombrata già nel nome della moglie di Abramo è ora promessa da Dio stesso. E la benedizione di Dio tocca direttamente e specificamente una donna. A Sarai viene imposto un nome nuovo. E lei diventa a tutti gli effetti nella storia di Israele la sposa della promessa. Di qui in avanti Dio tutelerà in modo ancora più speciale il matrimonio di Abramo e Sarai. E di questo si attraccia ancora in Genesi 20, dove si ripete l'episodio d'Egitto. Abramo di nuovo spaccia Sara per sua sorella, di fronte ad Abimelech, re di Gerar, ma questa volta interviene Dio. In sogno ad Abimelech e gli annuncia: «Ecco, tu stai per morire a causa della donna che tu hai preso, perché lei appartiene a suo marito». Nel dialogo che segue, Dio chiarisce che è intervenuto per evitare che Abimelech pecchi contro di lui. In questo modo, il matrimonio di Abramo e Sara assume esplicitamente un valore sacro. D'ora in avanti, Sara condivide con il suo sposo, proprio in forza della straordinaria avventura del matrimonio e della famiglia, la vocazione ad essere progenitrice di popoli e di re. Attraverso questi simbolismi, la benedizione della discendenza nel corpo, che è assicurata ad Abramo, passa per la sua legittima sposa, per il suo matrimonio e per il paradosso della sterilità. Passa per un vincolo più forte delle capacità umane che Dio stesso ha tutelato. C'è qui, nonostante l'infedeltà e l'incredulità dell'uomo, la stessa sacralità dell'unione tra uomo e donna che traspare in Genesi 2, agli albori della creazione, prima del peccato, e che ritornerà in Malachia, nella descrizione della donna del patto.